Ed è successo di tutto questo fine settimana, giornata di domenica, sui mercati, oggi lunedì, profondo rosso per quanto riguarda Wall Street. Ragazzi, ci sono un sacco di notizie abbastanza importanti che si possono sintetizzare in un'unica frase. Ragazzi, stiamo andando a fare la chiusura ciclica dei cicli semestrali su tutti i mercati. Ve ne ho parlato già da qualche settimana. Ve ne ho parlato specificatamente per quanto riguarda quella che è la close ciclica semestrale di Bitcoin e Ethereum, ma ne avevo accennato anche per quanto riguarda i mercati finanziari Nasdaq, S&P 500 e di conseguenza tutti i mercati europei. Ragazzi, allora farò un briefing anche sui mercati hold, in questa settimana, proprio per aggiornare tutti quelli che sono le oscillazioni di prezzo più importanti. Perché non faccio analisi ogni giorno, ogni settimana sui mercati hold? Perché non serve a niente, ragazzi. Perché sui mercati hold bisogna ragionare un po' meno da un punto di vista di trading giornaliero, perché hanno una volatilità non eccessiva, anche se negli ultimi mesi hanno ripreso in maniera importante una volatilità che è la conseguenza chiara del discorso Covid, però in sostanza per lungo tempo non manterranno poi questa volatilità così eccessiva. Quindi è bene focalizzarsi sui mercati hold quando c'è una chiusura ciclica importante come quella attuale, che è una chiusura semestrale. Quindi, ragazzi, faremo un briefing in settimana sui mercati hold classici. Perciò iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, non volete perdervi anche questi aggiornamenti. E niente, ragazzi, e quindi poi lasciatevi anche i classici mi piace per questi video, ma andiamo subito a spostarci sui grafici perché devo farvi vedere veramente tante tante cose. Intanto, nella giornata di ieri pomeriggio arriva una notizia sulla mia Academy, iniziano a scrivere a raffica che l'app di Crypto.com ha iniziato a dare i numeri, ma i numeri veramente, ragazzi, perché c'è stato praticamente un hack leggero per quanto riguarda i prezzi di Ethereum, che erano schizzati a 65 milioni di euro. Quindi qualcuno ha cercato di vendere, secondo me qualcuno c'è anche riuscito a vendere i propri Ethereum a quella cifra e a spostarseli. Però quando è stato fatto il withdrawal delle somme, praticamente i servizi di sicurezza di Crypto.com hanno bloccato tutto, quindi è stata down tutta la piattaforma, ma il CRO ha fatto un super dump, ragazzi, perché in queste situazioni, chiaramente essendo quotato anche su altri exchange, probabilmente molte persone sono andate in panico, hanno iniziato a vendere CRO pensando al classico scam, e quindi è andato in dump. Vi faccio vedere subito questo grafico, questa vicenda del CRO. Allora, dove ho messo il grafico? Allora, qui intanto sono le status per quanto riguarda andare a vedere quello che è successo. Hanno riattivato in questo momento il wallet e l'app, ma l'exchange ancora no. Quindi è ancora da riattivare. Tutto comunque in ordine, ragazzi. Anche una bella risposta di Crypto.com a queste situazioni. È sempre bene vedere anche come si muovono queste aziende e queste nuove realtà tecnologiche, anche in risposta a quelle che sono queste situazioni anche complicate. Questo è il dump, ragazzi. Giusto a titolo informativo, questo è CRO contro Bitcoin. Guardate che dump che ha fatto solo per quel panic selling. Allora, CRO contro Bitcoin, che è chiaramente chiuso in questa barra di congestione, un doppio massimo pericolosissimo da andare a tenere sotto controllo. Ma andiamo, vabbè, la vicenda di CRO, ragazzi, la potete anche seguire sui canali Twitter di Chris, che è poi anche l'ufficiale, insomma, ma hanno praticamente ripristinato quasi tutto. Andiamo a fare analisi ciclica per quanto riguarda Bitcoin, Ethereum. Vi faccio vedere anche Uniswap, perché Uniswap, ragazzi, il token di Uni ha dato il stop, lo stop che vi avevo indicato nel video di sabato, video praticamente arrivato alla perfezione proprio per darvi anche l'indicazione di quello che poteva succedere, e poi le cose sono andate male per quanto riguarda Uniswap, quindi è stato stoppato intorno ai $5,90, come da video mio di sabato, ragazzi, proprio perché non ha fatto il break famoso della resistenza. Rivedete quel video se volete più info, ma lo andiamo a vedere tra poco. Quindi andiamo subito invece su Bitcoin a vedere il problema della chiusura ciclica semestrale di cui vi parlo da 2 settimane, ragazzi. Chiusura ciclica semestrale che sta arrivando alla perfezione per quanto riguarda Bitcoin. Allora, qui siamo nel cosiddetto giorno del giudizio, per citare Skynet e Terminator, ragazzi, perché
Perché questo ribasso è significativo da un certo punto di vista in termini di inizio probabile di una nuova fase di chiusura ciclica, quindi una nuova fase di ribasso che dovrebbe continuare, ragazzi, fino a qui. Vedete? Dovrebbe fare questo. Questo era quello che noi avevamo indicato nelle scorse settimane per quanto riguarda l'analisi di Bitcoin, quando vi ho fatto il video che non eravamo al sicuro per quanto riguarda Bitcoin con la sua struttura di trend. È così, ragazzi, ancora una volta mi dispiace avere ragione in queste situazioni, non ve lo nascondo, anche perché io ho i miei investimenti in Bitcoin, quindi non sono un ribassista, però poi i grafici parlano, ragazzi, e spesso hanno ragione come in questo caso. Ora però questa fase qui, ragazzi, siamo già dentro questa struttura, andremo a fare questo movimento, possiamo considerare questa ormai assodato, sì e no, ma vi faccio capire subito questa mia riflessione. Allora, questa fase di ribasso, ragazzi, non è andata a intaccare quello che è il trend di brevissimo, perché il trend di brevissimo su Bitcoin ancora resta long, ragazzi, ancora resta così rialzista, vedete perché? Perché fino a quando non scendiamo al di sotto di questo livello, che è più o meno intorno ai 10,2 circa, adesso vi dico subito la cifra, ma non è molto rilevante perché comunque siamo a 10,2, ragazzi, vedete, fino a quando non scendiamo a 10,100 più o meno, 10.000, questo tipo di trend di brevissimo non è intaccato, ma trend di brevissimo non serve praticamente a niente perché, ragazzi, qui o fate trading intraday con grafico a 15 minuti oppure queste cose non hanno alcuna utilità perché sono rumori e oscillazioni. Non fate trading per 100 dollari su Bitcoin su un grafico daily, dovete farlo utilizzando i grafici corretti, quelli a time frame più bassi, ma dovete essere dei trader esperti, altrimenti, ragazzi, le cripto vi spiazzano e vi portano via tutto il capitale, quindi state attenti a fare trading intraday sulle cripto, ragazzi, senza formazione. Poi a leva non ne parliamo. Ok, non mi ripeto su questi concetti che trovate sui miei canali, ci sono una serie di video. Allora, questo tipo di atteggiamento non è detto, ragazzi, che confluisca qui. Perché? Perché il mercato potrebbe tentare di fare questa truffetta della cosiddetta fase ribassista, che poi però non va a completare il suo movimento al di sotto dei precedenti minimi. Non è inusuale questa cosa, ragazzi. Perché? Perché molti magari si aspettano che il mercato vada a crollare, a scendere sotto i minimi di 9.800, 10.000 dollari, ormai queste sono oscillazioni, e andare quindi poi a configurare un minimo intorno ai 9.500, meglio ancora in questa struttura, cioè 9.003, ragazzi, quindi tra 9.500 e 9.000. Anzi, lo scrivo proprio così, rimane il livello di pricing. Allora, non sempre il mercato fa questa cosa, quindi in questo momento la fase di chiusura ciclica potrebbe essere anche la chiusura di un ciclo più piccolo di un trend di un semestrale già iniziato. Quindi questo potrebbe essere anche un ciclo a 18 giorni barra 20, quindi fra un paio di giorni, però rialzista a quel punto, quindi se non scendiamo qui. Allora, al momento, secondo me, la soluzione più corretta è quella di andare a vedere questa fase come da manuale, quindi chiusura ciclica di un semestrale, che viene fatto in questo modo. Vi faccio rivedere la struttura del ciclo, come si è strutturato, e dovrebbe essere così, ragazzi. Allora, questa secondo me è la visione che io reputo al 60, 55-60% la più valida. E mentre se non quello che diciamo possiamo andare a modificare è questo ciclo qui. Questo ciclo, ragazzi, potrebbe non fare un nuovo minimo. Ve lo sto dicendo, lo so che sembra strano, potrebbe far così, ragazzi, cincischiare qui in mezzo, fare la finta di un nuovo minimo, far assumere a tutti le posizioni short e poi andargli contro, boom, così, ragazzi, un classico del mercato. Quindi qui mi duole dirlo, ragazzi, purtroppo per stare su mercati del genere o siete avete un
un po' di formazione. Ok, queste fasi sono più complicate. Diversa invece la ripartenza del semestrale quando sarà confermata. Quando sarà confermata una ripartenza di un ciclo grande, che l'ultimo è stato così, ragazzi, andrà bene anche per gli holders, perché comunque il ciclo semestrale potrebbe in effetti andare a spingere moltissimo, ragazzi. Quindi da qui, magari, oppure da qui, in queste fasi, potremmo avere un rialzo che magari andrà anche a toccare 12.100. Ne riparleremo nelle prossime settimane. Se questa cosa avverrà, al momento bisogna seguire il trend. Il trend in questo momento è bassista per quanto riguarda questa fase, vedete, rialzista nel brevissimo, nel breve ribassista, ma se andiamo a rompere questo minimo di 10.000-9.008 diventa ribassista anche nel medio periodo, perché andrà a fare, a configurare due mensili ribassisti, attenzione a quel livello. Quindi lì poi ci salva solo la ciclica, ragazzi, sul fatto del conteggio dei giorni. Qual è la giornata imputata, diciamo, che è adatta a questa fase di close? Allora, ragazzi, il tempo va dalla fine del mese di settembre alla prima decade di ottobre. Su un ciclo grande come quello semestrale, dobbiamo considerare una decina di giorni, 2 settimane di tempo, di finestra temporale, ragazzi. Ora, come sapete, la finestra temporale non è utile per fare trading e assumere posizioni. Magari qualcuno potrebbe dire: ok, io faccio una DCA mentre sta chiudendo il ciclo. Sì, si potrebbe fare, ragazzi, però i mercati. Sì, scusate ragazzi, sempre problemi con la fotocamera. Allora, quando andranno a fare questa fase di chiusura potrebbero anche eccedere nei bassi, quindi non vi consiglio, ragazzi, questa cosa. Ci sono delle tecniche che spiego nel mio corso di formazione Etsy Trading Time per aggredire i mercati in questo momento. C'è una strategia che ho spiegato lì che è la migliore, è la più utile sui mercati cripto, proprio perché i mercati cripto sono così, fanno queste cose, ragazzi, e quindi hanno questi movimenti importanti. Quindi la strategia che ho chiamato Buy the Dip, non dips, quindi ho fatto un gioco di parole che spiego in quel corso, nel corso di Trading Time, ragazzi. Trovate il link in descrizione. Molti di voi mi chiedono quale corso seguire, ragazzi. C'è il mio, il link in descrizione, che vi viene da ridere. Parlo di queste cose. Allora, ragazzi, andiamo, ritorniamo a noi. Qual è la data, ragazzi? Da qui a qui. Adesso vi faccio anche un doppio cerchiettino, vedete, questa è la fase, quindi ci siamo quasi, ragazzi. Però da un punto di vista di tempo ci stiamo avvicinando, ma da un punto di vista di pricing questo potrebbe solo essere l'inizio di un movimento di ribasso un po' più lungo per Bitcoin e tutti i mercati. Di conseguenza, ragazzi, avete visto anche i mercati hold, di cui vi ho già parlato. Guardiamo però un indicatore in questo momento che tengo sempre d'occhio in questa fase, il mio indicatore RSI, che vedete così giustamente modificato, sta dando una specie di divergenza. In questo momento ancora non è una divergenza, ma lo potrebbe diventare se il mercato va a farmi un nuovo minimo. Se il mercato va a farmi un nuovo minimo al di sotto di questo livello, l'RSI probabilmente non riuscirà a scendere giù, andrà a fare un minimo qui e creerà la famosa divergenza, vedete, tra RSI e mercato, indicando che l'eventuale ripresa futura potrebbe essere in effetti il nostro famoso ciclo semestrale, che andrà tradato long, ragazzi, perché in quel momento potrebbe essere ripartito. Allora, questa fase long, tra l'altro, il mio trading system midterm, ragazzi, quello che utilizziamo nella mia Trading One Academy, l'ha tradata long, e se volete sapere dove è uscito vi faccio ridere, perché ne abbiamo parlato oggi in Academy, perché sono anche casi fortuiti, ragazzi, non sempre avviene questa cosa. Chiaramente un trading system fa anche delle operazioni in perdita, però in questo caso, ragazzi, il midterm è uscito esattamente nella giornata del 19 sui massimi, ragazzi. Qui si è preso un long da qui a qui, chiunque è iscritto in Academy, cioè i segnali, ragazzi, quindi trovate tutti i dati lì. Questo significa che correttamente in questo momento io non sono più long per il trading, sono flat, non sono neanche short, non assumo short in questa fase, non mi piace. Ragazzi, e beh, in questo momento io rientrerò long seguendo quel trading system, oppure quando saremo in questa fase temporale e il mercato mi darà dei segnali abbastanza importanti di trend, di inversione di trend. Quindi, secondo me, ragazzi, in questa fase tutto sta proseguendo secondo una certa linearità che l'analisi
l'analisi ciclica ci aveva un pro previsto, in questo momento sta dando buonissimi risultati. Andremo poi a decidere cosa fare più in là, ragazzi. Anche il pullback, vedete, della media è stato anche significativo. E questa fase di ribasso sembra anche un classico pattern ABC. Andiamo a vedere Ethereum. Ethereum, stessa cosa, ragazzi. Guardate, è uguale la situazione. Ho allungato un po' i tempi rispetto all'ultimo grafico perché erano 90 contro 106 dal precedente ciclo. Anche su Ethereum, ragazzi, dovremmo andare al di sotto dei 300 dollari e probabilmente potremmo avere accelerazioni anche fino a questo livello di supporto, se non anche sotto. Sotto questo livello è brutta, ragazzi, per Ethereum perché poi, come sempre, amplifica le oscillazioni di Bitcoin. Non ne parliamo le altre cripto che sono in profondo rosso alcune, ma è normale, ragazzi. Andiamo poi ad avere quest'altro livello, cioè la media mobile, che vedete qui, che è una media mobile, vi faccio vedere a 200, e quella invece blu è la 50, ed è 250 dollari. Molto molto brutto per Ethereum, ragazzi, perché va a perdere un terzo del valore, quindi potrebbe fare una cosa del genere. Ci sta, sì, però probabilmente una cosa del genere su Ethereum è troppo, troppo ripida per fargli poi recuperare magari questo massimo, ragazzi, in tempi brevi. E non mi piace, quindi io preferirei evitare una cosa del genere, preferirei che il mercato si fermasse, vi dico francamente, intorno agli stessi livelli di ribasso della precedente settimana, quindi intorno ai 300. Ethereum è una situazione spigolosa rispetto a Bitcoin, ma se Bitcoin, ragazzi, ci va a fare un ribasso di questa entità, questa giornata è solo l'inizio, perché poi magari potrebbe andare a perdere abbastanza, parliamo di un 1000 dollari, quindi quasi un 10% in meno da questi livelli, e a questo punto Ethereum potrebbe tranquillamente andare qui, ragazzi, anche più giù. Sapete come amplificano le altcoin i movimenti di Bitcoin. Bene, allora, ragazzi, per oggi è tutto per quanto riguarda i mercati di Ethereum e Bitcoin, ma vi faccio vedere anche come il livello di stop che avevo indicato nel video di sabato ha funzionato moltissimo. Mi hanno anche ringraziato perché, grazie ai discorsi su Ample che abbiamo fatto le scorse settimane, hanno avuto gli uni gratis. Ample, che però, ragazzi, è una coin difficilissima, sta performando molto peggio di quello che pensavo, quindi io sto gestendo le mie posizioni in maniera estremamente importante proprio per recuperare il terreno perso, ma non è una coin facile, quindi non le prendete sotto gamba le altcoin, ragazzi, quando vi fanno queste cose, perché sono sempre difficili. Vedete uni come qui ha chiuso l'operazione a 5,90, e come da video che vi ho fatto sabato non ha superato questo livello, quindi ha fatto il classico fake del triangolo, che era una figura di continuazione, quindi ha fatto finta di fare la figura di continuazione, ma poi vi avevo detto che o andava qui o non ce n'era per i long, quindi bisognava attendere questo break che infatti non è avvenuto, e il mercato ha deciso di fare il contrario. Quindi da qui in poi, ragazzi, io me la sono svignata dal token, che vi dico chiaramente, ricomprerò al primo segnale di inversione di trend long. Segnale di inversione su UNI che potrebbe avvenire anche intorno ai prossimi giorni. Perché? Perché questo è un altro livello di supporto intorno ai 4 dollari. Quindi vedete qui, potrebbe tentare di trovare il suo supporto. Come vedete, la struttura discendente è molto lineare, e questo mi dà anche la possibilità di assumere un'eventuale posizione di rientro in questo token qualora dovesse magari ritornare qui. Non è detto che questo token scenda tantissimo, potrebbe essere anche stata un'uscita prudenziale questa, che magari non è neanche buona in termini di prezzo, ragazzi, ve lo dico chiaramente. Perché? Perché in teoria UNI anche al superamento dei 5,50, vedete questa gamba di swing che ha fatto, bisognerebbe ritornare long, quindi un eventuale superamento di 5,50 probabilmente andrò a riaprire una posizione longa più o meno agli stessi prezzi dove l'ho chiusa. Quindi non è detto, ragazzi, che questa close sia corretta in termini di prezzo. L'ho fatta perché? Perché a livello prudenziale è giusto uscire quando i mercati invertono il trend, e quindi bisogna starsi sui mercati. Bene, ragazzi, allora, oggi tante analisi, ma c'erano un sacco di coin da guardare, veramente ne dovremmo guardare tantissime. Allora, in settimana facciamo anche il briefing per quanto riguarda l'analisi dei mercati hold. Vi faccio vedere dove siamo con la posizione ciclica
e iscrivetevi se vi interessano anche i mercati hold. Fatemi sapere nei commenti quello che pensate e se state optando per delle strategie di copertura, per esempio, ragazzi, che si possono fare in queste fasi. Strategie di copertura sulla vostra posizione andando a comprarvi delle opzioni oppure degli short selling per quanto riguarda Bitcoin. Non sapete cosa sono le strategie di copertura? Scrivetemi nei commenti se vi interessa l'argomento, magari ci facciamo un webinar o un video. Per oggi è tutto, ci vediamo in settimana. Ciao!